Non fate così, perché c'è un problema, ve lo dico subito. A Genova hanno inaugurato un Pippo Point, ma nelle ore notturne è stato travisato, per cui state attenti. Abbiamo scherzato, abbiamo riso e l'unità titola L'amarezza di Civati. Ma insomma, quando farò il segretario, l'unità sarà un giornale libero, ci saranno ospitate anche le posizioni degli altri, degli avversari. Ma come si fa a fare un giornale così? Ma ve lo chiedo sinceramente. Per settimane siamo andati avanti che c'era una pagina per Renzi, una per Cooper, una dice adesso tocca a Civati, volta la pagina e c'è la pubblicità. Noi lo facciamo per sostenere l'editoria, però un po' di spazio consentirebbe a voi di rappresentarvi. Vorrei vedere queste persone in TV, vorrei dare loro il protagonismo che si meritano. Prima di salire su questo palco mi è stata data una cartolina di una della Civoti numero 6415, Elisabetta si chiama, che cita Shakespeare quasi come Cooperlo. Ogni cosa è pronta se anche i nostri cuori lo sono. Che è una bellissima frase, ed è una frase da cui io voglio partire perché, vedete, noi abbiamo fatto una campagna bellissima, noi abbiamo vinto già, non è un motivo per non vincere l'8 di dicembre, non è un'espressione retorica, abbiamo vinto già perché abbiamo scelto di mettere di fronte a tutti le cose in cui crediamo, le cose a cui teniamo, anche rischiando. Sono stato attaccato perché a Sky ho detto che io voglio riconoscere i matrimoni a tutti, i matrimoni egualitari, però c'è bisogno di dire le cose che si pensano, c'è bisogno di avere coraggio. Sono 20 anni che non diciamo le cose che dobbiamo dire e lì c'è della strategia finissima. Non le diciamo perché così andiamo a governare, così vinciamo. Il risultato è che proprio perché non diciamo le cose con il coraggio e con la radicalità necessari, che non vinciamo e non andiamo a governare. O se lo facciamo dobbiamo sempre chiedere la mano a qualcuno che non è proprio dei nostri. E allora siamo stati accompagnati dal cinismo, tanto Civati non vince. Ma come fanno a saperlo? Come fanno a sapere che c'è il flop delle primarie? Perché avevamo i falchi e le colombe che già erano sufficienti, adesso aggiungiamo i gufi, che siccome perdono ci stanno spiegando dalla mattina alla sera che non verrà a votare nessuno. Io ve lo chiedo per il PD, non per noi, per il PD andate a votare alle primarie. Il 19 di aprile abbiamo preso una strada sbagliata, l'8 di dicembre possiamo cambiare strada, possiamo prendere quella giusta, possiamo ricostruire il centro-sinistra, quella sinistra che non c'è più stata, possiamo farlo noi e lo dobbiamo fare. Che cosa aspettiamo ancora? Guardate che noi non abbiamo l'idea della politica perenne, noi non pensiamo di durare per sempre. Io lo dico con una battuta, mia figlia non mi voterà mai, non avrà, quando avrà 18 anni, io spero 16, perché con Pastorino abbiamo proposto che possano votare i 16enni con una proposta di legge, però quando voterà io non ci sarò più e non sarò in un consorzio dell'acqua, non sarò in un ASL, che ho scoperto cose incredibili in questi mesi, girando palmo palmo come Ellie Schlein, quasi come Ellie Schlein. Ho scoperto che abbiamo affidato a un medico un aeroporto e dice è rimasto un buco di 12 milioni e gli ho detto sarà rimasto dentro anche il bisturi probabilmente. Allora siamo stati accompagnati da questo cinismo perché non sono più abituati alla passione, non sono più abituati alle battaglie libere, non sono più abituati a non fare calcoli. Noi non abbiamo fatto calcoli. Ad un certo punto mi chiama Cosseddu, mi dice Pittella c'ha più voti in Basilicata di tutti gli emiliani romagnoli, e gli ho detto guarda tanto siamo sopra, il 5% lo facciamo. Hanno fatto tessere a profusione, sono atterrato a Catania, anche le hostess parlavano di tessere, servivano per volare, oltre alla carta d'imbarco c'era una tessera del PD. Ho chiesto agli altri di ridimensionare quel fenomeno, non c'è stato verso, però noi ci abbiamo creduto lo stesso, non ci siamo fermati alle percentuali e abbiamo rimesso al centro della proposta politica la razionalità pura di Filippo Taddei, una razionalità insidiosa perché magari ti mette in crisi, ti fa guardare le cose, i numeri da un altro punto di vista. L'abbiamo messa insieme alla passione di Beatrice Brignone, quello che vi raccontava delle Marche è vero, io pensavo che noi saremmo andati così così nelle Marche
invece le Marche sono una delle migliori regioni per noi. E lei ha costruito un gruppo di persone commovente, perché le ha radunate prendendo un caffè, questa terribile moretta di Fano, che non so se l'avete mai bevuta, una cosa che cambia, secondo me i dirigenti del PD fa benissimo. E li ha invitati, a partecipare come abbiamo fatto tutti noi. E quando siamo stati nella terra dei fuochi, e facciamo un applauso perché noi siamo gli estintori di quei fuochi, ho incontrato Marco e Gennaro, che ne hanno fatti di tutti i colori. Ad un certo punto, così abbassiamo un po' la tensione, mi hanno segnalato che a Porti ci avevano sospeso il tesseramento perché c'era la partita del Napoli, perché siamo anche un paese simpatico. Ma loro hanno dovuto fare una battaglia costante, sono loro i due eroi di questa campagna congressuale, li voglio salutare, non so se sono qui, ma a loro va tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà. E sono stato in posti dove non ci va mai nessuno. Quando, mi è capitato di andare a trovare dei circoli del PD e mi hanno detto l'ultimo che abbiamo visto era Paietta. Dico, mazza, oh, qua non viene proprio nessuno. Sono stato a Taranto e mi hanno spiegato che c'è qualcuno che si chiama Anna Finocchiaro, perché noi nomi li facciamo, che ha fatto le primarie a Taranto e non è più tornata a fare politica. E queste sono le cose che non sono accettabili. E allora noi abbiamo girato il paese, abbiamo un'altra prima serata, non siamo tanto in TV, preferiamo passare le prime serate della prossima settimana a Isernia, mi fermerò a Eboli, per dare un'idea. Senza, cioè, è un caso. Andremo in Abruzzo, andremo a Bruxelles e chiuderemo la campagna elettorale in Sardegna, a Cagliari per l'ultimo discorso e a Olbia silenziosi, perché bisogna avere l'umiltà e il rispetto per i disastri che la nostra incuria ha provocato nel nostro paese. Siamo stati in posti incredibili. Quando sono andato a Cazzano di Tramigna, un mio amico, si chiama Luca Sofri, vota Renzi ma gli vogliamo bene uguale, mi ha chiamato e mi ha detto questo te lo sei inventato, non esiste Cazzano. E invece c'era. Siamo stati in posti impensabili, da Pizzo Calabro, loro dicono la magica cornice di Pizzo, è vera, c'è una magica cornice. Siamo stati a Carugate, ad Albiate, a Scusate, siamo stati soprattutto a Scusate, perché abbiamo capito che c'era un disagio forte nei confronti della politica. E c'è un disagio perché questo è un paese in cui ci siamo rassegnati. Quando sono stato a Nardò, lo cito spesso, ma lo voglio fare anche questa sera, sono stato a Nardò un'estate, ero in vacanza e ho visitato quel campo dove i braccianti stranieri erano in rivolta. E mi hanno detto molti dei conoscitori, degli esperti, mi hanno detto Pippo non ti indignare, qui si è sempre fatto così. Ecco, io vorrei che questo fosse il paese in cui così non si fa più. In cui così non si fa più la politica, non si concepiscono i rapporti di lavoro, non si guarda con distacco, perché questo è distacco, capite? Ci parlano di lontananza dalla politica, ma la colpa è che il distacco l'abbiamo creato noi, con i nostri atteggiamenti, con lo stile di vita, con i comportamenti, con le parole. Parliamo un linguaggio strano, un gergo. Parliamo un politichese strettissimo, facciamo i conti. Prima ho sentito Casson, Casson l'ha toccata piano stasera, avete notato, è stato gentile, gli piace molto questo centrodestra nuovo, così capita, ci sono anche tra di noi ci sono persone così. E in questo, no, se però state in Parlamento tutto torna, abbiamo 7 parlamentari di maggioranza, c'è anche Gall, che è un additivo, non si sa. Io non sapevo che cosa fosse finché non sono arrivato alla Camera. Allora io vorrei che ribaltassimo questo quadro, lo facessimo con una leva fortissima che è rappresentata da voi, che tornassimo a parlare il linguaggio del coraggio, della passione, della voglia di cambiare, un linguaggio che è nuovissimo, avete visto, a parte Fabio Fazio, ma insomma abbiamo fatto una campagna creativa, bellissima, l'abbiamo fatta con il web. E mi dicono, strano, Civati usa il web. E cosa bisogna usare? Siamo nel 3000, dice Checco Zalone. Siamo nel 3000. E però abbiamo un sapore antico con cui abbiamo voluto accompagnare le nostre parole e le nostre iniziative. Perché io lo voglio dire, della Prima Repubblica qualcuno ci vuole tornare a un progetto baleniero.
della Prima Repubblica io non voglio l'accordicchio, il proporzionale, non voglio che i politici decidano il governo senza dirglielo agli elettori prima, pensate che furbi che sono. Io della Prima Repubblica voglio recuperare una storia che abbiamo buttato via in questi 20 anni, una storia che mi fa pensare che quel Fabrizio Cicchitto che citava Casson è l'unico esponente della sinistra lombardiana di cui si parli ancora. Guardate che è grave. Una storia che ci fa risalire. Prima un signore mi dice: io sono dell'Ampi, parla dell'Ampi, lo faccio sempre, perché questa idea di aver voluto cambiare la Costituzione con Berlusconi non era solo discutibile, era proprio sbagliata. Tornare indietro significa riprendere, l'altro giorno l'ho citato, Alexander Langer. Leggetelo ragazzi, Alexander Langer. Significa tornare all'uso delle parole, quando c'è stata un'inflazione nell'uso della parola austerità in questi anni. E l'austerità di Berlinguer era la cosa più lontana da questa. Lo voglio dire perché quel discorso del 77 è bellissimo, è un discorso totalmente sbagliato dal punto di vista tattico, il paese stava andando da un'altra parte, ma era giustissimo dal punto di vista strategico. Parlava di un cambiamento nel modello di sviluppo, nei consumi, nei rapporti e nelle relazioni del lavoro. Parlava per i prossimi anni. E poi alla fine Berlinguer diceva: mando il compagno Napolitano a parlare con le istituzioni. L'aveva già capito. Mando il compagno Tortorella a parlare con le forze sociali. E mando Azor Rosa con gli intellettuali. Era anche bravo a distribuire i compiti, voglio dire. Però è questa idea di partito che noi non ci fermiamo qui. Noi seguiamo Giovanni Diamanti quando ci dice: facciamo il porta a porta, facciamolo davvero, lo farò anch'io, facciamolo insieme in questi giorni. Se c'è da fare un lavoro in quel primo giorno di cui mi chiedeva Fazio, è quello di tornare a stare in giro per il paese, sui luoghi di lavoro, dove è più difficile e dove sembrava impossibile che fosse così difficile, in provincia di Ancona, in quel Friuli fortunato, governato da Deborah Serracchiani, che io stimo, me l'hanno chiesto in tanti, a Bologna abbiamo fatto una bellissima iniziativa, anche se non ci vota, noi continueremo a stimare le persone al di là delle emozioni, pensate che strano, che bizzarria. E dicevo, attenzione, perché anche dove eravamo più felici, dove eravamo più fortunati, stiamo incontrando delle grosse difficoltà. E se penso, posso dirlo, io abito vicino ad Arcore, nella fase diurna, diciamo, che è di notte lì, è un casino. Però ho vissuto, ve lo voglio dire da Monzese, da Brianzolo, abbiamo buttato via 20 anni con la Lega, con l'idea di separare il paese, di stabilire chi stava bene e chi stava male, e abbiamo sbagliato, era una linea Imaginot, era una linea dettata dalla propaganda, che non spiegava le cose, e che ci ha privato della possibilità di discutere tutti insieme di una questione che era nazionale ed europea. E allora vorrei che fossimo in quei luoghi nelle prossime settimane, che facessimo quello che ci chiedeva quell'Enrico, lo facessimo noi, lo facessimo con lo spirito di sempre, con la tecnologia, con Elly Schlein, con i ragazzi che avete visto, che lo facessimo però perché ci crediamo, e dopo un po' ci sarà qualcuno che ci crederà più di noi e saremo sostituiti, pensate che cosa naturale, un corso naturale delle cose. E io voglio insistere, prendo anch'io l'acqua, posso fare questa scena? L'ultima volta che l'ho fatto, siccome me l'ha passata Renzi, e io ho detto, è come Coppi e Bartali, è girata nelle redazioni voce che fosse preparata. Ma dico, ma ragazzi, guardate che siamo persone normali, ci vengono delle... Cioè io non è che proprio non devo parlare con nessuno, altrimenti è un po' un guaio fare il segretario poi, capite che questa cosa dell'acqua agevola il lavoro in futuro. Quando Renzi prenderà poco meno di noi, ci rimarrà un po' male, bisognerà passargli anche qualcosa di più forte. E in questo discorso inedito, un discorso che non è mai stato tenuto, che vogliamo fare al Paese, un discorso affogato nelle timidezze fino ad oggi, un discorso che si è trasformato in parole difficili da udire, come se fossero... Perché dicevo la balena prima? Perché sono quegli ultrasuoni dei cetacei, non parliamo più con nessuno, non siamo comprensibili. In quel discorso che non abbiamo mai fatto e che voglio farvi questa sera, vorrei dire alcune cose molto semplici, perché noi siamo semplici.
La prima la rivolgo al Vaffa Day di Genova. In queste settimane ne sono volati di tutti i colori, le prendevo dal governo e le prendevo da Grillo. Un parlamentare del 5 Stelle mi ha paragonato a Borghezio. Ci sono anche rimasto male io, cioè, voglio dire, non so che cosa c'entro che cosa un Borghezio. Loro dicono che si può, lo dicono, no? Non siamo né di destra né di sinistra. Io glielo voglio dire, non sono mai stato snob nei loro confronti. Ho cercato in tutti i modi di spiegare che questa primavera è passato un treno che abbiamo voluto perdere. Però la frase non è né di destra né di sinistra, è una frase di destra. È la frase più di destra che si sia mai pronunciata. Voglio dire che da una settimana sto cercando il numero di telefono di Ligabue, non ce lo sto facendo. Ho mobilitato di tutto, Max Casacci, tutti. Era da Fazio? No, allora è un complotto. Allora Ligabue dice che non ci viene a votare, io insisto, ci metto un po' più di convinzione con Prodi che con Ligabue, però anche con Ligabue. Insisto perché lui ha fatto questa canzone, Una vita da mediano. In realtà la canzone del PD fino all'8 dicembre è stata È una vita che mediamo. Mediamo per qualsiasi cosa, cerchiamo i compromessi. Guardate, sull'omofobia, e penso a Daniele Viotti e alle sue battaglie, siccome il PDL non ci voleva votare la legge, siamo riusciti a fare la mediazione con Buttiglione. Abbiamo cercato qualcuno con cui mediare in sala, dice c'è qualcuno con cui mediare? Ci andiamo. Binetti? Etti, ve la ricordate? Allora io voglio dire che dobbiamo iniziare a rivolgerci non alle etichette, non alle convenienze, alle consuetudini, dobbiamo rivolgerci alle persone. Io in questi mesi ne ho incontrate come voi tantissime, ho incontrato due ragazzi a Palermo che non riuscivano a iscriversi al PD. Avete presente quelle facce da giovani entusiasti che ti guardano e ti spiegano? Una sera siamo andati ma al citofono non rispondevano. Siamo tornati, intanto facevano le tessere tutti, ma loro due non ce la facevano, andavano insieme come i carabinieri, lo facevano, no, perché, come dire, per spalleggiarsi anche un po'. La sera dopo c'era una riunione, la terza sera sono venuti da me. Ecco, io quei due ragazzi di Palermo li voglio abbracciare, voglio rivolgermi a loro in queste settimane. Non ci siamo e non ci siamo rivolti alle donne come avremmo potuto e dovuto, anche perché siamo tutti maschi e abbiamo un sacco di problemi, io me ne sono reso conto. E forse dovremmo fare un'operazione culturale straordinaria da questo punto di vista. Non ci siamo rivolti ai ragazzi più giovani, ci definiamo giovani noi, che abbiamo 40 anni, perché sapete perché non lo facciamo? Perché sono radicali, perché sono imprevedibili, perché sono liberi e allora sono pericolosi. E infatti segnalo con malessere che non ci hanno votato più. I ragazzi, piuttosto che votare il PD in questi anni, hanno fatto la croce sul banchetto della cabina elettorale, sono usciti dalla scheda. La maggioranza di quelli più giovani di me ha votato il Movimento 5 Stelle, la maggioranza assoluta. E vi do altri due indizi. Le persone molto acculturate e le persone molto povere hanno votato il Movimento 5 Stelle. Forse qualche riflessione ce la dovremmo fare, anche noi. E non ci siamo rivolti alle persone, pensate che partito strano, un partito che non si rivolge alle persone che vanno a votare. Pertici citava i referendum sull'acqua. Posso dire di essere stato uno dei pochi dirigenti nazionali del PD a dire da subito che avremmo dovuto interpretare quella battaglia. Mi sembrava, visto che si parla di acqua, di essere quella particella di sodio della pubblicità. Eravamo io e Realacci a ricordare quella battaglia, che era una battaglia di democrazia, che è stata salutata dal voto di 27 milioni di persone, che sono più della somma di tutti i principali partiti che stanno in Parlamento in questo momento. Sono battaglie che fanno quelli che ci credono, come quando mi chiamò Arturo Parisi, mi chiamò che eravamo in vacanza e mi disse ho chiamato tutti ma non mi risponde nessuno, si è rimasto l'ultimo e lì ho capito di essere influente, no? Parisi aveva chiamato tutti quelli che trovavano, tutta l'agenda e lui ne aveva tanti di numeri. E mi dice, guarda, sto facendo un referendum per il Mattarellum. E dico, vabbè, però sempre a me me le dovete far fare queste cose. E dico, va bene, ci siamo messi con gli stessi ragazzi che avete sentito parlare questa sera. Abbiamo fatto la nostra parte e tutti insieme
abbiamo raccolto 1,5 milioni di firme per tornare al Mattarello. E capirete l'imbarazzo di quando mi sono trovato in Parlamento a votare la mozione Giachetti e il PD mi ha chiesto di votare contro. Una battaglia che avevamo interpretato tutti insieme perché bisognava fare le riforme, perché altrimenti cadeva il governo, perché si doveva andare al 2015, che poi non è nemmeno il 2015 perché hanno già detto che c'è l'Expo. Io ho già detto che nel 2016 ho un matrimonio, così andiamo al 2017. No, perché sta diventando un gioco un po' pericoloso. Le persone che votano, che partecipano, non abbiamo considerato. Non abbiamo considerato gli arrabbiati. La settimana scorsa sulla vicenda della Cancellieri ho dovuto aprire uno spazio insulta Civati perché dare almeno un bersaglio. Perché no, guardate che l'amarezza è tanta e vorrei dirlo perché mi accusano di essere strumentale, di avere giocato. Ho letto Gad Lerner che vota per Cooperlo, ma non era contro D'Alema Gad Lerner? Io non capisco più niente. No, davvero, non lo capisco. E Gad Lerner dice che sono arrivista, che ho calcolato le mosse. Voglio dire a Gad Lerner e a tutti voi che io, come voi, sono stato male in questi mesi. Io quando torno a casa la sera mi chiedono: Pippo, ma che cosa hai votato, amore? Che cosa avete combinato? Ma si può vivere così? Ma io ve lo chiedo, ma non è un problema del parlamentare che è un privilegiato, io sono una persona appassionata, mi diverto, lo facciamo in tanti, ma voglio dire, ma come si fa ad avere un partito che si mortifica, che si umilia? Guardate che questo è il punto della vicenda, della questione. E allora permettetemi di dire che il motivo per cui cerchiamo di superare questo disincanto e questa amarezza è che vogliamo rimettere insieme le due Italie. Ne ha parlato il citatissimo sindaco di New York, De Blasio. Lui ha parlato di due città, di chi sta molto bene e di chi sta immensamente male, che dovrebbero essere una chiave di lettura, forse l'unica, la più importante della sinistra. E questa questione delle due Italie deve ossessionarci e farci una testa così, più o meno come i capelli del figlio del sindaco di New York, non so se avete presente. No, il frumentum, come dire, il nostro momento. E allora l'Italia si divide non secondo le linee di demarcazione e di frattura che ci hanno raccontato in questi ultimi anni, non si divide tra pubblico e privato, troppo facile, ma dove deve stare il pubblico e dove deve andare il privato, perché qui le cose si sono piuttosto confuse. Non si divide tra statali e non statali. Io lo voglio dire, non facciamo i Brunetta anche noi. Io non voglio difendere la pubblica amministrazione nel suo complesso, ho dei progetti di riforma molto forti, ma rispetto il lavoro di chi sta nei comuni, di chi sta a contatto con i cittadini, di chi offre un servizio perché ci crede. Lo voglio dire nella regione in cui è più forte questa cultura. Stiamo perdendo tutto, stiamo dimenticando i fondamentali. Sono tutti fannulloni gli statali. Andate a dirlo a Reggio Emilia. Andate, no, fatelo, abbiate il coraggio. Perché anche nella sinistra ho sentito degli echi strani in questi anni. Piuttosto abbiamo bloccato i loro stipendi, gli stipendi degli impiegati, gli stipendi che normali, delle persone che lavorano, e non abbiamo detto niente sui bonus e sugli stipendi della pubblica amministrazione, dei grandi manager, perché era un po' più difficile. Non l'abbiamo detto soprattutto quando c'era quella zona grigia tra pubblico e privato. Non l'abbiamo detto perché anche noi abbiamo qualche fondazione di troppo e io da segretario del PD chiederò a tutti di scioglierle queste fondazioni. L'Italia si divide tra chi evade e chi non lo fa, diciamolo. La sinistra non lo dice perché abbiamo fatto un po' di caricature anche noi. Vi ricordate quando c'erano Prodi e Padoa-Schioppa? Tutti a fare gli spiritosi, però loro il contrasto all'evasione fiscale erano riusciti a farlo. E casualmente quando è tornato Berlusconi al governo ha tolto tutti i vincoli, i limiti per i passaggi di denaro. Che strano, vero? E se noi ci crediamo dobbiamo fare una battaglia per rendere automatico, centralizzato il fisco, per consentire alle persone di usare la propria dichiarazione di redditi perché lo Stato è già pronto, gliela fa lo Stato. Perché tutto è trasparente, perché non ci sono scherzi né trucchi. Diciamolo, ci fa perdere voti? Secondo me no, perché a furia di rassicurare i moderati, che poi chi sono sti moderati? Ma voi dicono, io sono un'indagine sui moderati faremo. A furia di rassicurare i moderati,
ci siamo accorti che moderatamente votavano Grillo. Eh sì, li abbiamo talmente rassicurati che abbiamo perso le elezioni perché ci è mancato quella forza, quella determinazione, quel rigore che ci chiedeva un paese diseguale, un paese duro per troppe persone. Questo è stato il nostro limite più forte. Insomma, io voglio rimettere insieme l'Italia, voglio farlo insieme a voi, tra chi ha le possibilità e chi non le ha. Prima ho sentito Tocci. Possiamo fare un applauso a Walter Tocci? Perché a me un po' mi commuove. Walter Tocci, io non so perché, per me è un leader europeo, era uno che dovevamo andare in TV tutte le sere, cioè è un grande esponente di una tradizione che non è la mia, noi siamo considerati gli eretici, lui no, era un ortodosso, leggete il suo libro, è bellissimo, il suo libro è forte, racconta la storia di questi 20 anni. Bene, Walter prima diceva una cosa che mi ha colpito, perché noi abbiamo fatto delle promesse e guardate che la vicenda sull'IMU è la vicenda più dolorosa. Noi vi abbiamo fatto scrivere e firmare una carta di intenti che diceva che non avremmo mai abbassato le tasse sul patrimonio prima di fare quello che dovevamo sulle tasse sul lavoro, di favorire chi produce in questo paese, i lavoratori, gli imprenditori. Avevamo detto così, l'avevamo promesso, l'abbiamo detto fino alla sera in cui abbiamo sospeso l'IMU per tutti. Una manovra diseguale, una scelta sbagliatissima, una scelta che nessuno riesce a spiegarsi. Allora torniamo lì, diventiamo il partito della produzione che è in difficoltà, abbassiamo le tasse per chi lavora, troviamo il modo di recuperare tutte le risorse per dare un sostegno al reddito. Anche su questo lo voglio dire, adesso del reddito minimo iniziamo a parlare anche noi. L'anno scorso lo faceva solo un gruppetto che si chiamava Prossima Italia, che è un po' la radice di tutto questo, lo faceva Nichi Vendola e poi l'ha usato Beppe Grillo in campagna elettorale, ve lo ricordate, con quella proposta eccessiva dal punto di vista numerico, ma che rispondeva a un'esigenza. Il sostegno al reddito non deve esserci solo quando si perde il lavoro, ci deve essere anche quando lo si cerca il lavoro, quando si perde un lavoro e si ha un intervallo di tempo, quando c'è il precariato, e bisogna dirlo, dobbiamo tornare alle parole antiche, precario fa rima con salario e fa rima con orario, e non lo dice nessuno, ma guardate, ricordatevela questa cosa, perché i precari sono semplicemente dei lavoratori che non hanno diritti e non hanno neanche uno stipendio, è abbastanza grossa come cosa. E allora noi siamo... In queste due Italia siamo un'Italia diversa, ci sono quelli che hanno già deciso tutto e ci sono quelli che non possono decidere mai, ci sono quelli che sanno già come vanno le elezioni, le primarie, lo spread, le manovre, poi i conti non tornano perché non c'è la copertura, mannaggia la miseria. E c'è chi vorrebbe farle andare diversamente queste cose e c'è tra di noi, poi si offendono tutti. Però è possibile che io sia l'unico a parlare dei 101 dei candidati che si presentano alle elezioni? Perché non è una cosa diversa dalle altre che vi ho raccontato. Allora c'è un'Italia di chi dice quello che fa e c'è l'Italia di chi fa quello che non può dire e non lo può ammettere neanche ora e non lo dirà mai. A me non sembra normale, io quando farò il segretario chiamerò ogni parlamentare di questa legislatura e prima di ricandidarlo e di affidarlo alle primarie per la vostra scelta, chiederò di raccontarmi come ha vissuto quei giorni e vorrò trasferirvi queste informazioni, perché altrimenti noi il patto tra di noi non lo ricostruiamo più e la fiducia che chiediamo ai cittadini non la recuperiamo nemmeno nel nostro gruppo dirigente. Le due Italie... Dicevo prima, stiamo attenti a come le disegniamo però, perché chi mette i giovani contro i vecchi fa un'operazione un po' superficiale, diciamolo a Bologna, diciamolo in un paese che sta diventando anziano. Io per esempio in questi ultimi 6 mesi sono invecchiato di 15 anni, per cui mi sto ponendo il problema. In questo paese, vi ricordate, c'era Virgilio era un esponente del PD veltroniano, bucolico, e diceva e raccontò questa scena nel secondo libro dell'Eneide, è fortissima, quella di Enea ed Anchise. Il problema è che noi abbiamo Anchise che porta sulle spalle Enea, i nipotini,
che deve pagare con la sua pensione l'università dei nipoti. Guardate che è una cosa drammatica, è un paese che non funziona, ma dobbiamo provare insieme a cambiare questi rapporti di forza. E non voglio nemmeno fare un'altra cosa che ho visto in questi anni. C'è chi ha invitato costantemente nelle campagne elettorali a mettere i poveri contro i poverissimi. Lo scrive Marco Revelli in un bellissimo libro. Dice: è la prima volta nella storia che i poveri non se la prendono con chi sta meglio, ma con chi sta peggio di loro. Ecco, io questo non lo voglio vedere più, e voglio un partito che questo disagio sociale lo vuole rappresentare anche dal punto di vista della promozione culturale di qualcosa di diverso. La disuguaglianza si supera con tre ingredienti: le condizioni materiali, la scuola, e fatemi fare una pausa teatrale sulla scuola. E si supera con un terzo ingrediente fondamentale, che è quello di non avere bisogno degli amici per fare carriera. Guardate che questa, quando eravamo in Regione Lombardia, ad un certo punto con Carlo Monguzzi proponemmo un ordine del giorno in cui chiedevamo che una quota di minoranza fosse riservata negli incarichi della Regione a chi non era di Comunione e Liberazione, un 25%. E rischiò di passare in aula questa mozione. E io voglio dirlo questa sera: mi vedrete ancora all'Estragon, non mi vedrete al meeting di Rimini. Adesso non esagerate, ci sono andati tutti, sono io che sono strano. E voglio dire una cosa: non sopporto più la politica, e se lo faccio buttatemi giù dal podio, dal palco, da qualsiasi cosa. Non sopporto più la politica che si commuove e poi smette di parlare di Lampedusa, dei disastri ambientali, che non si impegna a dire l'unica cosa ovvia, che quel corridoio è un corridoio umanitario, che deve intervenire l'ONU e che noi dobbiamo farla diventare una battaglia di civiltà, che non arrivano con i barconi gli invasori. Vorrei dei toni un po' più solidi, che sostengano il lavoro del ministro Chiang, perché c'è un po' di fragilità da questo punto di vista, e invece io voglio che sia una presenza politica la sua. E allora, per concludere, che poi non è una conclusione, potrebbe essere anche il primo discorso da segretario, voglio dire, ci portiamo avanti col lavoro. Io voglio dirvi una cosa che vi chiedo, di un atteggiamento da mantenere in questi prossimi giorni. Dicevo prima, non cambieremo lo stile, non c'è motivo di farlo, non siamo sorpresi. Le cose sono andate già molto bene, ma possono andare meglio. Quello che vi chiedo però è di essere determinati, di non farvi spaventare, di non avere paura. Lo chiederò a tutto il PD, ma lo chiedo soprattutto a voi. Non è tempo di vaffanculo, a me fa piacere che ci sia stato il vaffadei, però fortunatamente forse hanno finito di urlare e possiamo provare a fare un po' di politica, possiamo farla insieme, anche a loro, perché non c'è nessun problema a confrontarsi, l'ho chiesto per mesi inutilmente, però non è il momento di mandare nessuno a quel paese, è il momento di fare entrare tutti in un paese nuovo, che è il nostro. Pensate che cambio di scenario, che cosa forte. È un po' come quando si decidono le vacanze, no? Amore, portami in un posto dove non siamo mai stati. Ti porto in Italia. Ti porto in un'Italia diversa, però. Ti porto in un'Italia che abbia l'agricoltura di Carlin Petrini e la banda larga di Juan Carlos De Martin. Ti porto in un'Italia nella quale i diritti dei lavoratori siano rispettati tutti, perché averli tolti a qualcuno ha penalizzato tutta la catena del lavoro. Era una cosa che mi avevano insegnato da piccolo, che non andava fatta e che è successa. Ti porto in un'Italia dove la Costituzione in fabbrica è rispettata, e ha fatto bene Maurizio Landini a essere ostinato, ha fatto benissimo. Ti porto in un'Italia
dove sappiamo l'inglese ma le cose scomode le chiamiamo in italiano. Questa spending review, facciamo qualcosa, non questa storia della siringa, l'ho detto anche l'altra sera, ci ossessiona. Ma perché una siringa deve costare 5 euro? Ma andiamo a prendere quello che le paga così. Ma dobbiamo fare la riforma di Calderoli, forse possiamo intervenire immediatamente. Il PD è diffuso in tutta Italia, isole comprese. Può attivarsi, può dare l'idea che siamo un partito che si mobilita, che fa campagna, che coinvolge i suoi amministratori. È in quell'Italia che ci dobbiamo portare tutti, dobbiamo essere noi a farlo, dobbiamo fare in modo che gli imprenditori che internazionalizzano, che investono sulla ricerca, e guardate che ce lo chiedono, lo possano fare senza dover salire su una caravella, senza avere alle spalle un paese che non è credibile, un paese incerto, un paese con una classe dirigente che non è né carne né pesce, perché questo è il problema. In un'Italia così io ci voglio vivere. E voglio pensare che potremmo stare bene in tanti. Però per stare bene in tanti, perché l'argomento è forte, non mi dicono Civati, quando diventi segretario voto il PD. Così però devi fare uno sforzo prima. Devi venire l'8, sennò io non divento segretario, mi pare chiaro ed evidente. Perché c'è un motivo che è la ragione per cui siamo ancora in questo partito e lo siamo orgogliosamente, perché crediamo in un partito. Immaginate un PD con SEL, l'unico partito italiano con un funzionamento democratico. E immaginate un partito che organizza i tantissimi, i molti. Guardate che la questione è sempre stata questa nella storia dell'umanità. I molti organizzati che riescono a cambiare gli equilibri di potere, che riescono a cambiare i rapporti di forza, altrimenti vincono i pochi. E noi dobbiamo essere quella cosa. Dimenticatevi le etichette, le correnti, dimenticatevi quello che è successo, chiudete gli occhi per un momento, ma poi teneteli aperti, occhi asciutti nella notte scura, come dice quella canzone. Teneteli aperti e guardiamo insieme molto lontano. In realtà ho finito. Grazie. Ecco, posso fare una cosa in più, che non è all'americana ma è alla veronese, perché io sono innamorato di Giulia e le sto facendo fare, come dire, una vita un po' così, insomma, non è proprio il massimo sapere che sono in Abruzzo, per voi magari è interessante, per lei un po' meno. Giulia non c'è, mi ha mollato, è una tragedia, è imbarazzatissima, ma la voglio baciare qui davanti a tutti. Adesso c'è il vero motivo per cui siete qui, Marta sui tubi, che è un po' come il PD che è sui tubi da un sacco di tempo. Grazie a tutti, un abbraccio fortissimo.